Si è tenuta nel fine settimana l'antica Fiera di Bettola, una tradizione che il Comune porta avanti in collaborazione con Coldiretti e Banca di Piacenza. Due giornate tra bancarelle di ogni tipo, tra colori e profumi che salutano l'estate e danno il benvenuto all'autunno, tra mezzi agricoli per non dimenticare ciò che è stato, come si lavorava, come si mieteva il grano. Tutto si è svolto tra Piazza Colombo, Piazzetta Sant'Ambrogio e il Foro Boario, tra i luoghi in cui si vive ogni giorno e che sono sempre stati cruciali per l'economia del posto, prettamente agricola. Lo scambio di merce e di contrattazione del bestiame è sempre stata una delle attività vitali per il territorio. Il 1533 è l'anno in cui è stata istituita la Fiera del Bestiame, che convogliava a Bettola centinaia di compratori ed altrettanti capi di bovini ed equini da ogni parte della provincia ed oltre. Il tempo cambia le cose e la fiera è ridimensionata nei numeri, ma è ugualmente una grande opportunità per gli allevatori di mostrare i loro capi e per esprimere loro riconoscenza. Per il nostro territorio la Fiera del Bestiame rimane sempre un punto di riferimento importante per tutta la vallata, che ogni anno si rinnova, e quindi grazie ai vari allevatori che portano il loro bestiame è ancora meta di contrattazione e di scambio importante di idee. Io ritengo che questa fiera, nonostante il passo dei tempi segni dei cali fisiologici legati purtroppo all'abbandono e all'impoverimento del nostro territorio, bisogna dare atto agli agricoltori che ancora rimangono qui da noi di essere ancora molto attenti e perseveranti per cercare di mantenere vive queste tradizioni. Per questo c'erano i sindaci ed amministratori dell'Alta Valnure e di Bobbio, i referenti di Coldiretti e delle organizzazioni degli allevatori che hanno consegnato a ciascuno un riconoscimento tangibile, un trofeo, per l'impegno e la passione che continuano a mettere nel loro lavoro.